Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa quarta puntata della serie su Farming Simulator 17. Oggi siamo ancora in single player, purtroppo perché non sono riuscito a trovarmi con gli altri per registrare e allora niente, la faccio da solo anche questa. Allora fatemi aprire un po' tutti gli HUD, tutto quanto. Sì, ok. Qua sto litigando un po' tra Outrider e quella roba là perché... Anzi, fatemelo disattivare questo qua un attimo. Perché vedete qual è il problema? Anche con l'Udider si vede quel pallino al centro. Quindi per farli screen mi tocca attivare quella modalità lì e non si vede più il pallino. Non so come mai l'Udider non lo toglie. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo fatto. Perché dietro le quinte mi sono portato un po' avanti. Come vedete anche dei soldi sono aumentati un po'. Allora, dietro le quinte ho arato tutto questo campo. E ho arato un pezzettino di questo qua del campo 12. Adesso sto lasciando andare avanti il nostro B, vabbè, Bruno. Facciamo che è Bruno questo qua, ok? Boh, no, nome a caso. Si chiama B, chiamiamo Bruno. Allora, oggi andremo a erpicare con il nostro nuovo Valtra che abbiamo comprato la scorsa volta. Non l'abbiamo ancora usato, oggi andiamo a usarlo un po'. E poi vediamo magari fare qualche altro acquisto, magari una seminatrice nuova, così. Allora, intanto vi faccio vedere la situazione silos. Ho riempito il silos di colza, vedete 100.000 litri, è pieno, quindi il resto non ci stava più, l'ho venduto ancora. Poi sì, lo so, ci sono i silos aggiuntivi da posizionare, ma... aspettate un attimo che attivo tutto perché ho dentro... Spegniti, spegniti! Radio, spegniti. Perché quando attivo 4x4 differenziali sul drive control fa profitto di tasto e si accende anche la radio. Perché? Allora, ti prendo in giro. D'accordo con Valtra, però. Stavo dicendo, fa conflitto di tasti perché 4x4 si attiva con shift 4 e i differenziali con shift 5 e 6. E con 5 accendete la radio, quindi quando andate a fare shift 5 attivate il differenziale ma si accende anche la radio. Allora, questo campo qua non l'ho arato perché l'abbiamo già arato la volta scorsa, vi faccio vedere anche dalla schermata. Dov'è? Qua. Vedete qua, quindi aratura non è richiesta perché l'abbiamo arata la volta scorsa. Questo qua è arato e questo qua lo sta arando. Ho fatto anche un paio di missioni dietro le quinte. Vi dirò. Comunque stavo dicendo anche dei silos. Lo so che ci sono silos aggiuntivi da posizionare che aumentano la capacità, ma lo faremo più avanti, non adesso. Allora, io direi che qua iniziamo. Sì, ho messo dentro un paio di mod, come vedete, drive control, ho messo GPS mod, speed player, quelle lì. Poi quando vado in multiplayer non le attivo, tengo solo la speed farming che, a proposito, ho ridotto un po', l'ho modificata, praticamente ho dimezzato, l'ho dimezzata praticamente, produce la metà di prima, perché prima era un po' esagerata. Adesso diciamo che è più giusto. Cioè, ci dà una mano, ma non è esagerata come prima. Allora, facciamo così, così andiamo comodi con le manovre. Sì, se riesco ad andare dritto, però. Magari facciamo anche da dentro. E... no, sta andando dritto, però. Drittissimo. Neanche Nico va così dritto, guarda. Vabbè. Lasciamo stare perché Nico in una nostra partita si è messo lì, ha trebbiato tutto il campo di traverso. Lasciamo stare. No, non lasciamo dietro niente. Stiamo facendo manovre strane, boh. Qua si gira un po' come vuole lui questo qua. Non vado matto per gli attrezzi trainati, così preferisco quelli a sollevatore, però. Il 6 metri, avrei preso il 6 metri dell'Amazon, quello a sollevatore, però è un po' grandino per il nostro Valtra. Questo qua ce la può ancora fare, tiralo, anzi ce la fa.
poi quando prenderemo roba più grande andrò a prendere anche quello magari, anche se è solo un metro in più di quello che abbiamo. Mi piace comunque di più, quindi diciamo che prendo quello lì. Un'altra cosa devo dirvi, fatemi ricordare un attimo, ah sì. Allora, più che altro volevo chiedervi una cosa, se è un problema che capita anche a voi con farming. Cioè, a me è un paio di giorni che fa sto scherzo farming. Che quando sono al biogas in trincea, perché stiamo facendo anche la nostra carriera così quando non registro, e ci siamo messi a trinciare di brutto, cioè proprio mega silato al campo 5 stiamo facendo con la speed farming ovviamente. E così io me ne stavo un po' in trincea. A un certo punto vedi che comincia a far cali mostruosi di FPS. Sono arrivato fino a 4 FPS, rendetevi conto. Dopo un po' che sto in trincea. Non so se capita anche a voi che dopo un po' di tempo che passate in trincea al biogas, solo al biogas me l'ha fatto, perché ho provato anche dalle vacche e non me lo fa. Solo al biogas me lo fa. Dopo un po' di tempo che sto nelle trincee del biogas mi fa sti cali fino anche a 4 FPS. Non lo so se è un problema solo mio o è una cosa proprio di fatto. Volevo chiederti questo, se qualcuno di voi succede. Ovviamente chi ha un computer comunque decente, che ricordo io ho una scheda video GTX 970, quindi non è roba da niente. Quindi è un po' strano che mi faccia 4 FPS. Non so se appunto è un mio problema o è un problema di farming che ogni tanto si mette a fare tiri strani. Quindi se a qualcuno capita me lo dica nei commenti. Poi altro da dire? No, non mi sembra. Vabbè, ragazzi, io faccio una roba qua. Vi allucizzo un po' il video, faccio vedere che è più un po', magari metto un po' sotto la musica. Così annoio di meno. Ok, ragazzi, eccomi qua. Allora, adesso sto registrando al volo questo pezzo perché ho fatto un mega fail. Mega fail del tipo. Avevo fatto tutto quanto, cioè ho finito qua di erpicare anche questo campo, il campo 14. Qua ho lasciato andare un po' avanti l'operaio, il nostro Bruno. E abbiamo fatto cosa? Abbiamo fatto acquisti. Cioè, vi faccio vedere, abbiamo fatto qua la... l'acquisto del spandiconcime e della Kverneland della seminatrice da 4,5 metri. Come vedete siamo arrivati a 1.200.000 perché ho trovato l'ultima moneta d'oro, le ho trovate tutte, quindi mi hanno dato 1.000.000 di euro. Vi spiego perché sto facendo questo pezzo. Sto facendo questo pezzo per il semplice fatto che ho registrato il pezzo prima col microfono mutato, quindi il programma non mi ha registrato la voce. Fail, ecco qua. Ci stava il fail, proprio. E quindi mi tocca rifare questo pezzo. Allora, cioè, alla fine in quel pezzo avevo fatto vedere niente, che andavo a fare l'acquisto. Quindi abbiamo fatto l'acquisto di questa seminatrice, la Kverneland Optima, quindi 29.000 euro.
e questo spandifertilizzante della Bredal per 28.000 euro. E poi abbiamo fatto anche una missione, abbiamo sparso liquame al campo 16, come vedete qua, questo qua. E nient'altro, e vi ho parlato di un paio di cose. Adesso ve le riassumo velocemente così e basta. Allora, praticamente vi avevo detto un paio di cose, cioè una, vi ho chiesto cosa volete vedere il venerdì, perché il venerdì è il giorno in cui dovrebbe uscire la serie dell'allevamento, la A-Farm, insieme ad Agrinico. Poi questa settimana qua è uscita mercoledì invece che venerdì, perché io e Nico non ci siamo capiti bene, quindi l'ho fatta uscire mercoledì invece che venerdì. E poi questo video lo vedrete domenica, perché per domenica non riesco a organizzarmi per fare un film video, perché comunque ci vuole più tempo, perché devo prima di tutto decidere che mezzo usare, tutto quanto, tutta quella roba lì non riesco. E poi comunque non mi va di farlo sulla mappa originale, quindi mappe belle non ne ho ancora viste, quindi aspetto che esca anche qualche mappa bella prima di fare dei film video. Video reali li ho finiti, non ne ho più da parte. Adesso in questi giorni spero di riuscire ancora ad andare a filmare un bel mezzo, che non vi dico cos'è, è un John Deere, ma non vi dico che cos'è e a far cosa. Niente, a parte questo, allora vi stavo dicendo, se il venerdì una volta a settimana ci sarà la serie Hay Farm, e la settimana dopo no, perché la serie Hay Farm è una serie in cui un episodio è sulla serie sul canale di Agrinico e un episodio sul mio. Quindi la settimana in cui l'episodio della serie Hay Farm è sul canale di Agrinico, sul mio risulterebbero 4 video della stessa serie, cioè di questa. E sinceramente mi sembra un po' pesante vedere 4 volte a settimana la stessa serie. Scusate. Quindi vi chiedevo, magari nei commenti proponetemi un video da alternare alla serie Hay Farm il venerdì, cioè un video di qualsiasi altro gioco che ho già portato, quindi tra Euro Truck, American Truck, Construction Simulator o Mad Max, anche se Mad Max ho visto che tendete a guardarlo poco, quindi direi più su altri. Di giochi io ho anche PES 2016, però vi dico, non faccio video su quello. Ci gioco una volta ogni tanto così per passare un po' di tempo, ma non ci faccio sicuramente video. Dove mi sono bloccato? Ah, qua. Niente, devo dire altro? Sì, cioè, nel senso, prossima volta andremo a seminare questo campo qua a girasoli, perché io dietro le quinte mi porterò un po' avanti, mi metterò a derpicare questo campo, ovviamente dopo che il nostro Bruno ha finito, e dietro le quinte semino anche questi due campi a soia. Quindi andremo a seminare questo campo a girasoli, e poi andremo anche, penso, a configurare il nostro, dov'è? Ah, è là il Valtra. Il nostro Valtra col caricatore frontale, e prendere il pianale, perché così andremo a prendere un po' di questi bancali. Perché questi qua appunto ne abbiamo solo due per tipo, quindi riempiendo una volta la seminatrice e lo spandifertilizzante finiscono subito, poi restiamo senza, quindi andiamo a fare un po' di scorta anche. Appunto, quindi poi vedremo anche, avendo preso qua la seminatrice così per mais e girasoli, tutta quella roba lì, poi ci servirà anche la barra per la nostra piccola case. Quindi faccio vedere un attimo, magari suggeritemi voi cosa fare, perché la sua sarebbe questa qua, la Cappello Quasar F4, però quattro file sinceramente mi vengono due maroni grossi come una casa a trebbiare un campo con questa barra qua. Scusatemi il termine, però è per farvelo capire così, veloce. L'ideale, cioè l'ideale come larghezza, sarebbe questa, la Diamant HS8, però per la nostra case è un po' grandina, quindi è troppo. Vabbè, c'è anche la Helianthus che sarebbe apposta per girasoli, però io vorrei quella da mais, così facciamo anche mais e non solo girasoli.
Come dimensioni andrebbe bene questa qua, la 980CF6R della New Holland, però capite anche voi che mettere insieme questa trebbia con una bara della New Holland non mi sembra una grandissima cosa. Poi certo, visto che abbiamo i soldi, potremmo anche andare a cambiare, volendo, la trebbia, prendere o un TC590, anche se è di poco più grande della Case, quindi non mi sembra abbia tanto senso, o prendere questa Massey Ferguson Activa 7347S, che comunque è già più grande, e così possiamo prenderci le sue due barre, quindi questa qua, la Free Flow 25FT, che è da 7,6 m, e ci prendiamo questa Diamant HS8 da 6 metri, che è un 8 file, e siamo a posto. Quindi magari nei commenti suggeritemi anche questo, oltre anche a quello che vi ho detto prima per quella cosa della scheda video, di quel problema di FPS. Niente, non dovrei aver dimenticato niente da dirvi, quindi noi ci vediamo al prossimo video, vi invito come sempre a lasciare un bel like, a commentare il video e iscrivervi al canale se non avete ancora fatto e anche a passare dalla pagina Facebook, perché vi ricordo come sempre trovate il link in descrizione a ogni video, trovate il link della pagina Facebook e anche del mio profilo Instagram, per chi non ha Facebook può seguirmi, può benissimo seguirmi su Instagram quindi. Ovviamente sono meno attivo su Instagram che su Facebook, però ogni tanto qualcosa metto anche lì. Niente, ragazzi, io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!